noi verremo il venerdì mattina e bloccheremo la piazza, non scaricheremo, perché altrimenti non si può fare altrimenti. Noi abbiamo subito degli abusi che non sono regolari. Il nostro posto è assegnato con una graduatoria e noi manterremo il nostro posto assegnato con la graduatoria. Più che Back to 68 sembra di essere ad una versione realista però di Back in Time, dove la guerra, in quel caso ricostruita da comparse, qui si farà davvero. Cioè non posso venire dalla mattina a venire il sabato a dirci che dal prossimo mese siete spostati da un'altra parte. Quantomeno che abbiamo una concessione di 6 metri per 3 e che me ne vogliono dare 4 per 2. Cioè questa è una cosa che non va bene, insomma. Per l'edizione speciale della Fiera Antiquaria di Arezzo dedicata ai 50 anni della manifestazione, il primo 2 e 3 di giugno si sperimenterà anche la nuova disposizione dei banchi, decisa dall'amministrazione comunale, che dovrebbe diventare definitiva. Una decisione, dicono gli operatori che hanno partecipato all'Antiquaria di maggio, presa senza il minimo confronto. Siamo andati 2 volte giù, perché ci hanno detto stamani mattina alle 11 bisognava essere sotto le logge, dove c'è una piccola sede del mercato dell'antiquariato. Siamo andati, saremmo stati una 70, non si è presentato nessuno. Dopo un po', dopo mangiato, è venuto altri colleghi, allora ci si vede verso le 4, alle 4 siamo sotto le logge, torno ora da sotto le logge e non c'è nessuno. I venti di guerra soffiano da Piazza Grande a Via Ricasoli, quest'ultima in particolare vedrà un nuovo ingresso merceologico. Non è che venga chiusa, viene adibito ad altro. Altro si pensa. Parlano di banchi più nel design, nell'arredamento moderno. Questa strada si è fatta noi in 5 anni, perché noi questa strada l'abbiamo trovata vuota. Noi abbiamo iniziato a venire qui, abbiamo portato gente, e ci siamo anche affiatati nel modo di scaricare, di caricare, di porgersi anche al cliente, perché ci viene a cercare in questa strada. Noi diamo 400 euro a banco a Arezzo. Perché noi, fra suolo pubblico, ristorante, dormire, eccetera, sono 400 euro di spese. Sicché noi diamo anche, se si pensa, a ogni banco che dà 300 o 400 euro ad Arezzo, ogni volta che fa la fiera, sono tanti soldi. Cioè, noi si porta tanti soldi e dovremmo essere almeno più rispettati, io penso. Mio babbo Bianchi, Umberto, cioè, è dall'inizio che fa il mercato, dalla prima edizione, quindi abbiamo sempre mantenuto il nostro posteggio e continueremo a mantenerlo fino a che non smetteremo, insomma, fino a che la fiera non finirà, perché in queste condizioni manca poco al collasso, insomma.